Emanuele Zossella, siamo al parco chiuso, pochi minuti alla partenza del Rally del Casentino. Tu sei già stato qua tante volte, hai vinto tante volte, sensazioni di questa mattina? Ma sensazioni positive, abbiamo una bella giornata di sole che ci attende, quindi il classico clima del Casentino. Per fortuna non è il caldo asfissiante degli altri anni, lo shakedown di ieri è stato per noi positivo, abbiamo avuto dei buoni riscontri dalla macchina. Adesso saranno i cronometri delle prove speciali a dire se siamo riusciti a recuperare il gap che avevamo al Rally del Taro. Contiamo anche sui test svolti prima di questa gara e non nego anche sul calore del pubblico del Casentino, che per me è una valenza del tutto particolare. C'è anche uno striscione infatti che ti dice che sei il numero uno al podio di partenza. Delle prove speciali del Casentino che tu conosci ormai a memoria, qual è quella che preferisci, quella che pensi che sia più congeniale a te e alla tua vettura? Ma credo che la prova di Crocina sia quella che potrebbe darci le più grandi soddisfazioni. Già l'anno scorso con la C4 abbiamo abbassato il record della prova di 4 secondi. Quest'anno dipenderà molto anche da come lavoreranno le gomme. So che Pirelli ci ha messo in condizione di essere molto performanti. Speriamo di riuscire a fare la differenza e di portare a casa stasera un buon risultato. Roberto Cresci, siamo al parco chiuso, pochi minuti alla partenza del Rally del Casentino. Tu ovviamente giochi in casa, qualche sensazione di questa mattina? Ma come al solito, come sempre, stiamo cercando di concentrarsi al massimo per cercare di affrontare nel modo migliore questa lunga ed intensa giornata. Cercheremo di partire subito con il piede giusto, e dalla nostra abbiamo, che purtroppo è la prima volta che montiamo su questa vettura, che è una vettura da un potenziale incredibile, però dall'altra abbiamo 17 edizioni alle spalle, questa è la 17esima edizione consecutiva a cui partecipiamo al nostro Rally del Casentino, per cui partiamo un po' bottonati, vediamo che cosa fanno i nostri amici avversari davanti e poi la giornata è lunga, vediamo. Sono quattro prove speciali, come tutti sanno, si ripetono due volte, la Talla viene fatta due volte, la seconda volta 34 km in notturna. Qual è quella che preferisci, quella che pensi che sia più congeniale a te e alla vettura? Sicuramente la prima, Dama, quella che andremo a affrontare ora, e la quinta, la ripetizione, perché è un misto veloce guidato. È una prova che si addice molto alle mie caratteristiche e anche a quelle della vettura, per cui sicuramente sarà la prima. Paolo Volpi ha appena dato il via alla partenza delle prime vetture, sensazioni di questa mattina, il Rally del Casentino parte, giornata splendida. Giornata splendida, splendidi protagonisti, splendide vetture, speriamo che sia una splendida gara e affrontiamo ora subito qualche assistenza e poi la prima prova speciale di Dama della lunghezza già di 22 km rotti. Quindi poi proseguirà tutto il giorno con la susseguirsi di due giri del percorso normale e stasera la gran finale con la prova d'Italia di 35 km fatta in notturna, e vediamo che se i giochi sono fatti o saranno ancora da fare. Un'organizzazione che ormai è impeccabile, anni di esperienza, però comunque sia non è una cosa semplice perché occupate tutta la valle in pratica. No, non è sicuramente una cosa semplice, l'organizzazione cerchiamo di metterla sempre più a punto possibile, però le insidie sono sempre pronte, per cui cerchiamo di essere pronti ad ogni evenienza. La macchina è in movimento, ora si tratta di farla girare nel modo giusto fino a questa sera e poi speriamo che poter festeggiare tranquillamente il vincitore della 33esima edizione del Rally del Casentino. Della gara, quella che va a presentarsi